amici lettori del Risveglio Popolare, ci ritroviamo per l'appuntamento consueto per presentare la prima pagina del giornale che è in edicola giovedì, o per chi ha l'abbonamento lo trovate nella buca delle lettere oppure sui vostri strumenti elettronici. La prima pagina del giornale di giovedì apre con una grande bella notizia: tempo di avvicendamenti in diocesi, nuovi parroci, cambia quasi tutto nella città di Ivrea, cambia parecchio in altre parrocchie della diocesi, ma è soltanto una prima serie di avvicendamenti, perché nella prossima settimana, nei prossimi 15 giorni, altri avvicendamenti, altri cambiamenti saranno indicati dal Vescovo Edoardo. Vescovo Edoardo che ha partecipato questa mattina insieme al Sindaco Chiantore anche alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di San Savino 2023. La prossima settimana è già il venerdì, sarà il giorno della festa, e poi la fiera, il sabato, la domenica. Avevamo già annunciato più o meno tutto sul giornale della settimana scorsa ed è stato comunque tutto confermato: 110 cavalli, 44 carrozze, festa di popolo, festa di tutti, e poi la fanfara nazionale a cavallo dei carabinieri sarà effettivamente presente. La davamo pressoché fatta come azione, come presenza, ed è stata poi confermata nel fine settimana scorsa, quindi insomma eravamo lì, eravamo vicini, lo avevamo praticamente detto. Qualche altro titolo che ci rimanda nelle pagine interne del nostro giornale: vi ricordiamo anche sabato l'ordinazione di due diaconi. Castellamonte, andiamo all'interno. Castellamonte, il comune chiede sanzioni contro Tecnoservice per delle inadempienze, e la chiesa e il convento di San Bernardino donati dall'Alfai, dalla famiglia Olivetti e da Tim, e poi in estate grandi appuntamenti alla luce del sole, con il caldo, con il bel tempo, passeggiate, scoprire le chiese romaniche e gli ecomusei dell'anfiteatro morenico. Però molto interessante, abbiamo voluto risottolinearlo, ne avevamo parlato prima della pandemia, l'accoglienza che il Canavese fa di nuovo a un bel gruppo, 28 di bambini che vengono dall'Ucraina. L'iniziativa si era bloccata prima a causa della pandemia, poi a causa della guerra. I bambini ritornano, se ne occupa l'organizzazione Arca Solidale, che ha sede a Montalenghe. Sulla cima di cosa? Sulla cima della montagna, sulle cime delle montagne. Si è parlato tanto in questa settimana delle cime delle montagne, noi abbiamo voluto fare la nostra riflessione, che come sempre proponiamo alla vostra lettura, e quindi buona lettura a tutti.